Allora ragazzi, torniamo a quello che abbiamo fatto nell'ultima lezione. Nell'ultima lezione vi ho mostrato la classificazione dei solidi. Vi ho detto praticamente che i solidi si dividono, se riguardate lo specchietto che vi ho disegnato nella lavagna la volta scorsa, in solidi cristallini e solidi amorfi. I solidi cristallini sono quelli lì in cui si può andare a rilevare un ordine a lungo raggio. I solidi cristallini possono essere descritti dalla ripetizione nelle tre direzioni dello spazio di una unità elementare, di una unità strutturale chiamata cella elementare. La cella elementare non è altro che un poliedro. Un poliedro ai cui vertici si trovano le particelle che formano il solido e in alcuni casi anche al centro delle facce o al centro del poliedro. Adesso praticamente non è possibile farvi vedere alcune diapositive che avevo preparato. Probabilmente verso le 4 sarà possibile. Vi mostrerò anche che in effetti sono tantissimi i composti chimici, le sostanze chimiche che esistono. Quello che è notevole è che in effetti ci sono soltanto 14 diversi reticoli che possono andare a descrivere tutti quanti i solidi che esistono. Li vedremo, diciamo così, con questa diapositiva. Adesso non perdo tempo a disegnarli, perché a disegnare 14 poliedri ci metterei una mezza giornata solo a fare i 14 poliedri, ve li posso fare vedere. Tanto giusto, diciamo così, è una curiosità, non è che in sede d'esame mi metto a chiedere quali sono i 14 reticoli di Bravais. No, assolutamente no. Dunque, poi abbiamo detto invece che i solidi amorfi sono quelli là che sono dei solidi perché sono caratterizzati dalle proprietà meccaniche tipiche dei solidi, in particolare a distinguere i liquidi dai solidi è una sola proprietà meccanica, la capacità di resistere agli sforzi di taglio connessi al proprio stesso peso. Se la materia non riesce a sopportare gli sforzi di taglio connessi al proprio stesso peso, gli elementi di volume di cui è composta la materia scivolano gli uni sugli altri e in teoria si dovrebbero andare a disporre in uno strato monomolecolare, perché questa è la conformazione a cui corrisponde la minima energia potenziale possibile. Ciò non si verifica perché? Perché si verifica un altro fenomeno, quello della tensione superficiale. Cioè, quanta più superficie un liquido genera, tanto più aumenta l'energia di questo liquido. Quindi praticamente lo spessore dello strato di liquido che si forma quando versate un liquido per terra o sopra una scrivania dipende, diciamo così, dalla sua tensione superficiale. È chiaro? Addirittura ci sono dei liquidi tipo il mercurio in cui lo strato liquido non si forma proprio, si formano delle palline. Perché? Perché praticamente il bilancio energetico è più favorevole alla formazione delle palline. Poi, questi solidi disordinati sono caratterizzati dal disordine strutturale tipico di un liquido. E a fine di questa lezione vi dirò giusto due parole per farvi vedere un pochino come sono fatti questi, i principali tipi di solidi amorfi. Poi i solidi cristallini li abbiamo divisi in solidi a legami direzionali e solidi a legami non direzionali. E vi ho detto che i solidi a legami direzionali sono i solidi covalenti e i solidi molecolari e i solidi a legami non direzionali sono i solidi metallici e i solidi ionici. Qual era la ragione d'essere di questa distinzione? È che nei solidi a legami direzionali, di cui abbiamo parlato nella lezione scorsa, i legami che tengono unite le particelle che formano il solido hanno carattere di forza, di forte direzionalità, e questi sono i solidi covalenti e i solidi molecolari. Solidi covalenti, vi ho detto il diamante, vi ho detto la grafite, vi ho detto praticamente la silice SiO2, vi ho detto, che posso dirvi, il carburo di silicio. E i solidi molecolari invece sono quei solidi che si ottengono per solidificazione di quelle sostanze che in condizioni normali o sono liquide o sono gassose. Cioè
l'acqua solida, cioè il ghiaccio è un tipico solido molecolare, l'ammoniaca solida è un solido molecolare, l'ossigeno solido è un solido molecolare e così via. Perché si dice che questi solidi sono dei solidi a legami direzionali? Perché, diciamo, nel caso dei solidi covalenti, affinché si formi un legame covalente, noi abbiamo bisogno che si sovrappongano le nubi elettroniche degli orbitali più esterni, degli orbitali di valenza degli atomi che partecipano alla formazione del legame chimico. Ovviamente questa massima sovrapposizione degli orbitali potrà avvenire soltanto secondo ben precise direzioni di legame. Cioè, tenete presente che vi posso dire l'atomo di carbonio. Vi ho detto l'atomo di carbonio ha un'ibridazione sp3. SP3 che vuol dire? Vuol dire praticamente quattro nubi elettroniche che si dipartono da uno stesso punto e che si dispongono secondo i vertici di un tetraedro. È chiaro praticamente che i legami che si andranno a formare nel diamante dovranno essere tali che i quattro atomi di carbonio legati a uno stesso atomo di carbonio si dovranno trovare ai vertici di un tetraedro. Diciamo che fra le diapositive che vi avevo preparato c'era anche quello della struttura del diamante e della struttura della grafite. Se oggi riusciamo, diciamo così, a procurarci un computer che le può proiettare, ve le faccio vedere oggi, se no ve le faccio vedere domani. Domani mi porto il mio, me lo sono scudato a casa, il mio, e me lo porto e ve lo faccio vedere sicuramente. Insomma. Quindi, diciamo, per chiarire ulteriormente, vederla proprio questa struttura, è una cosa che vi aiuterà. E poi vi farò vedere anche la struttura della grafite. La grafite che in fondo, chimicamente parlando, è sempre carbonio. Direte voi, ma grafite e diamante sono molto diversi fra di loro. Chimicamente, la natura chimica è assolutamente la stessa. Solo che, come vedremo, nella grafite l'ibridazione che ha avuto il carbonio è sp2. E il quarto elettrone di lei, il quarto elettrone, è un elettrone di tipo metallico, delocalizzato a tutto il pezzo di materiale solido. Infatti la grafite è un buon conduttore della corrente elettrica, mentre invece il diamante si comporta da perfetto isolato. Quindi vi farò vedere la struttura della grafite, la struttura del diamante, sicuramente. E vedremo praticamente come in tutti i casi, diciamo così, i legami si potranno andare a formare soltanto se gli atomi si dispongono secondo alcuni particolari angoli di legame. Quindi l'addizione solidi a legami direzionali ha pienamente ragione di essere. Anche praticamente i solidi molecolari sono a legami direzionali. Perché? Perché quello che tiene insieme i solidi molecolari, le particelle che formano i solidi molecolari, quindi le molecole, cosa sono? O sono attrazioni dipolo-dipolo, o sono legami a ponti di idrogeno, o sono forze di Van der Waals. In qualunque di questi casi, la molecola si dovrà andare a orientare in una certa maniera per favorire la formazione dei legami a ponti di idrogeno, delle interazioni dipolo-dipolo o delle forze di Van der Waals. A questo scopo avevo preparato un'altra diapositiva che vi faceva vedere la struttura del ghiaccio, cioè come era fatto il ghiaccio, come si andavano a sistemare queste molecole in maniera che ogni atomo di idrogeno fungesse da ponte fra due atomi di ossigeno. Uno, quello là proprio della molecola a cui appartiene l'atomo di idrogeno, un altro poi di un'altra molecola. Vi ripeto, se ve le posso fare vedere oggi, ve le faccio vedere oggi, se no ve le faccio vedere domani. Va bene? Diciamo che tutte quante queste cose che io le avevo dette nella lezione scorsa, vediamo a quello che dobbiamo andare a dire oggi. I solidi invece a legami non direzionali, che sono i solidi metabolici e i solidi ionici. Cominciamo dai solidi metabolici. I solidi a legami non direzionali sono dei solidi nei quali praticamente le forze che tengono insieme le particelle che formano il solido sono delle forze di natura elettrostatica. Elettrostatica che significa? Significa che le particelle sono caricate elettricamente e quindi a tenere insieme queste particelle
sono le interazioni fra cariche di segno opposto. Dunque il carattere di non direzionalità di questi solidi e dei legami di questi solidi è intrinseco, diciamo così, al fatto che i legami sono di natura elettrostatica. Cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che se noi abbiamo una carica elettrica positiva o negativa, questa carica elettrica attorno a sé crea un campo elettrico che ha simmetria radiale. Che significa simmetria radiale? Significa praticamente che una carica elettrica attrarrà tutte le cariche elettriche negative e respingerà tutte le cariche elettriche positive nella stessa maniera, al variare di tutte le direzioni dello spazio. L'unica cosa che conta è la distanza, è chiaro? Quindi perché? Perché praticamente la legge di Coulomb ci dice che la forza con cui si attraggono o si respingono due cariche elettriche è uguale a meno K per Q con 1 moltiplicato Q con 2 fratto R al quadrato, dove Q con 1 e Q con 2 sono le cariche. Il meno sta per ricordarvi che le interazioni sono di tipo attrattivo quando le cariche sono di segno opposto, e R è il quadrato della distanza. K è una costante che dipende dal dielettrico. Adesso praticamente l'unica cosa che è importante è la distanza R. Se la carica che si trova nel campo elettrico creato da un'altra carica sta sopra, sotto, a sinistra, a destra, avanti o indietro, non ha nessuna rilevanza. L'importante è che si trovi a un metro, a un decimetro, a un centimetro, a un millimetro o a un chilometro. È chiaro? Se poi sia un chilometro davanti, un chilometro da dietro, un chilometro sopra, un chilometro sotto, non ha nessuna rilevanza. Vi ricordo altresì che i solidi metallici come sono fatti? Abbiamo detto che i solidi metallici sono costituiti da un reticolo cristallino costituito dagli ioni positivi, che a loro volta sono costituiti dal loro nucleo caricato positivamente e dagli elettroni più interni. Gli elettroni di valenza sono delocalizzati a tutto il solido. Perché sono delocalizzati? Perché la quantità di energia necessaria per saltare dal livello più esterno dell'atomo a cui gli elettroni originariamente appartenevano a quello dei suoi immediati vicini è estremamente bassa. Talmente bassa che questi elettroni perdono la loro identità di elettroni dell'atomo 1, dell'atomo 2, dell'atomo 3, ma sono degli elettroni di tutto il pezzo di metallo, cioè sono degli elettroni delocalizzati, liberi di muoversi, possono fare quello che vogliono loro. Chiaro? Quindi, le attrazioni di tipo elettrostatico che si hanno in un solido metallico si verificano fra gli ioni positivi che si trovano ai nodi del reticolo cristallino e gli elettroni di valenza delocalizzati a tutto quanto il solido. Invece nei solidi ionici abbiamo che questi sono costituiti da ioni positivi e da ioni negativi. Le interazioni di tipo elettrostatico si verificheranno quindi fra ioni caricati positivamente e ioni caricati negativamente. Nell'un caso solidi metallici e nell'altro caso solidi ionici, il carattere di non direzionalità di questi legami è inderogabilmente sancito dal fatto che le interazioni che tengono unite le particelle che formano questi solidi sono di natura elettrostatica. Chiaro? Adesso, questa prima parte della lezione è dedicata alla descrizione dei solidi metallici. La descrizione dei solidi metallici è abbastanza semplice in fondo. Perché? Perché praticamente noi possiamo andare a descrivere i solidi metallici come un sistema di sfere assemblato nello spazio in maniera da andare a occupare il meno spazio possibile. Diciamo che questa è la maniera più logica di andare a sistemare queste particelle. Perché?
perché più vicine sono queste particelle tra di loro, maggiori saranno le interazioni di tipo elettrostatico, perché andando a guardare la legge di Coulomb, questa vi dice che praticamente più vicine sono le particelle cariche di segno opposto, maggiori saranno le interazioni di tipo attrattivo. Quindi andiamo un pochettino a costruirci un sistema in cui praticamente gli atomi metallici sono, diciamo così, approssimati con delle sfere. Noi possiamo prendere un sistema di sfere tutte quante uguali, perché supponiamo che noi abbiamo un metallo, il ferro, l'alluminio, il titanio, il cadmio, quello che volete voi, l'oro. Questi atomi ovviamente saranno tutti quanti uguali gli uni agli altri, quindi la cosa più logica per andarli a descrivere qual è? Prendere delle sfere tutte quante uguali fra di loro e andare ad assemblare queste sfere nello spazio nella maniera che occupino il minor volume possibile, nella maniera in cui queste siano il più vicino possibile. Allora, come sempre, diciamo così, quando faccio le mie lezioni, io cerco di portarvi per gradi, perché se vi faccio vedere immediatamente le cose come stanno, dice chi se come esce questa cosa, insomma. Invece vi porto a ragionare passo per passo. Accontentiamoci prima di un obiettivo più modesto. L'obiettivo più modesto qual è? Quello di andare a sistemare nel piano delle sfere tutte quante uguali tra di loro in maniera che occupino la minore superficie possibile. Va bene? E poi passiamo allo spazio. Allora, questa maniera di andare a sistemare le sfere il più vicino possibile fra di loro nel piano è disegnata alla lavagna, ve la indico adesso. Eccola qua. Questa qui è questa maniera. Vedete? Le sfere sono sistemate su filari, affiancate le une alle altre, e il filare successivo è sistemato in maniera sfalsata rispetto al primo filare. Sfalsata che significa? Significa che il centro della sfera del secondo filare si trova in corrispondenza del punto di contatto fra due sfere diverse. Va bene? Questo tipo di disposizione del piano viene chiamata disposizione esagonale. Perché esagonale? Perché se noi andiamo a prendere i centri delle sfere, guardate queste sfere qui, questo è un centro, vedete, questo è un altro centro, 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 individuano i vertici di un esagono e questo, vedete, è il centro dell'esagono. Bene, diciamo che è un ragionamento molto semplice questo qui. Se le vogliamo andare a sistemare il più vicino possibile, questa è la maniera di andarle a sistemare il più vicino possibile. Adesso passiamo dal piano allo spazio, perché chiaramente un solido non è fatto di piani, è fatto praticamente di estendere nelle tre direzioni dello spazio. Diciamo che questo disegno è molto utile perché la rappresentazione planare sul piano della lavagna è molto semplice, perché noi nel piano abbiamo due dimensioni, sul piano della lavagna ho due dimensioni, quindi la rappresentazione è molto semplice. Quando dal piano dobbiamo passare nello spazio, come possiamo andare a ragionare? Supponiamo che queste sfere che io sono andato a sistemare in queste posizioni che io ho indicato con A siano praticamente quelle del primo piano. Adesso dobbiamo passare dal primo piano al secondo piano, cioè andare a mettere sopra queste sfere un altro piano di sfere. Se ovviamente noi le vogliamo andare a sistemare nella maniera più compatta possibile, noi che cosa dobbiamo andare a fare? Dovremo andare a sistemare le sfere nelle lacune, nei posti lasciati vuoti dal primo piano di sfere che noi abbiamo indicato con A. E nel disegnino che ho fatto alla lavagna, vedete, ho indicato queste lacune con B. Cioè, per esempio, io posso andare a mettere una sfera in B, un'altra sfera in B, un'altra sfera in B, un'altra sfera in B. Va bene? Però, guardate un pochettino, io potrei andare a mettere anche le sfere in queste posizioni che io sono andato a indicare con C. Una sfera in C, una sfera in C, una sfera in C. Diciamo, posso fare tutte e due le cose, sono esattamente equivalenti fra di loro. L'unica cosa è che se io metto le sfere in B, non posso metterle in C, perché a quel punto le posizioni C non saranno più disponibili. Così come pure,
Se io le metto in C, non le potrò mettere in B. È chiaro? Cioè le due posizioni si, diciamo così, si elidono l'una con l'altra. Cioè, in poche parole, se io vado a sistemare queste sfere in B, vedete, o le disegno, disegnate tenue tenue, così. In C non ci potrò andare a mettere niente. Va bene, così come pure, se le sistemo in C, non le posso andare a mettere in B. Ovviamente quelle che io ho chiamato A, B e C sono assolutamente arbitrarie, è chiaro? E semplicemente le tre lettere A, B e C vengono utilizzate per dire che ci sono tre posizioni possibili diverse. Va bene? Adesso, quando si passa al terzo piano di sfere, abbiamo due possibilità. Quali sono le due possibilità? Dunque, le due possibilità sono che io metto il primo piano di sfere in posizione A, il secondo piano di sfere in posizione B, il terzo piano di sfere io lo posso mettere un'altra volta in posizione A, oppure posso metterlo in posizione C. Adesso, a seconda che io segua una sequenza AB, 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 o se io seguo una sequenza ABC, 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 io ho due tipi di poliedri di coordinazione diversi. Ovviamente voi, qualcuno che cosa mi potrebbe dire? Ma io non posso fare anche BC, BC, BC o AC, AC, AC? No, sono esattamente equivalenti ad AB, AB, AB. Poiché, come vi ho detto, le posizioni A, B e C sono arbitrarie, è chiaro? Dire A, B, A, B, A, B o BC, BC, BC o AC, AC, AC vuol dire semplicemente che vengono sfruttate solo due di queste tre posizioni, è chiaro? Quindi è assolutamente, diciamo, equivalente una qualunque di queste tre serie, va bene? Adesso, praticamente, quando noi andiamo, diciamo così, a impacchettare le sfere secondo la sequenza AB, 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 che poliedro di coordinazione noi otteniamo? Ecco qua, il poliedro di coordinazione è questo. Questo, diciamo così, poliedro di coordinazione, questo sistema di andare, diciamo, a cristallizzare dei metalli si chiama esagonale compatto. E ad esempio cristallizzano in questo sistema lo zinco e il cadmio, in questo momento risolvengono. Va bene, vediamo un pochettino com'è che esce fuori. Guardate un po', guardate nel piano, questa è la sfera in posizione A, attorno ci stanno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora posso considerare che questo piano che io sono andato a indicare qui sia questo piano qui, oppure questo qui, assolutamente lo stesso. Questo atomo qui coincide con questo. Questi sei atomi che stanno qui coincidono con questi sei atomi qui. Va bene? Poi guardate qui, ci sono tre atomi in posizione B, 1, 2 e 3, che stanno al di sopra oppure al di sotto. Va bene? Allora, questi tre atomi me li trovo qui. Va bene? Adesso io questo prisma esagonale l'ho un poco stirato lungo la sua altezza. Perché? Perché se io praticamente l'avessi disegnato come avrei dovuto disegnarlo, cioè con le sfere A a contatto con le sfere B e con le sfere B a contatto con le sfere A, non si sarebbe capito più niente del disegno. L'ho stirato un pochettino per farvi capire come è fatto, come nello spazio. Voi tenete presente che nella realtà questo prisma esagonale è più schiacciato e che tutte quante queste sfere sono a contatto le une sfere delle altre. Va bene? Poi, guardate qui, ci sono praticamente un altro piano di sfere A. Va bene? Adesso, quando noi andiamo a parlare delle geometrie, dei poliedri a cui possono dare origine, diciamo così, i vari solidi quando vanno a formare dei solidi metallici oppure dei solidi ionici o anche dei solidi molecolari o dei solidi covalenti,
si definisce un parametro che è molto importante, che è chiamato numero di coordinazione. Allora, definiamo il numero di coordinazione. Chiaramente dalla definizione non si capirà assolutamente niente, ma poi ve lo spiego e lo capirete immediatamente. Dicesi numero di coordinazione di una struttura il numero di particelle immediatamente vicine ad una particella con cui questa stessa particella può interagire contemporaneamente. Ripeto, dicesi numero di coordinazione di una struttura, il numero di particelle equidistanti da una particella con cui la stessa particella può contemporaneamente interagire. Avete scritto? Ecco, detto così sicuramente non avete capito niente. Vedete invece che è una banalità. Calcoliamoci il numero di coordinazione della struttura esagonale compatto. Questo numero di coordinazione lo possiamo andare a determinare senza problemi o da questo disegnino qui o da questo disegnino qui. Vediamo, è una cosa, è una banalità. Partiamo da questo disegnino qui. Come recita questa definizione del parametro numero di coordinazione? Numero di particelle immediatamente vicine a una stessa particella. Quindi prendiamo una particella qualunque, prendiamo questa. Quante sono le particelle che sono immediatamente vicine? Vediamo prima nel piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però ce ne saranno 3 al di sopra in posizione B. Scusate, 3 al di sopra in posizione B. E ce ne saranno anche 3 al di sotto in posizione B. Quindi 6 più 3, 9 più 3, 12. Quindi il numero di coordinazione dell'esagonale compatto. Il numero di coordinazione dell'esagonale compatto è 12. Va bene? Vogliamo andarlo a vedere da questo disegno spaziale in assonometria. Vedete, questa è una pianta, questa è un'assonometria invece. Allora, come al solito, prendiamo quest'altro qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sullo stesso piano. 1, 2, 3 in posizione B sotto. E ovviamente voi dovete andare a tenere presente che questo solido è formato da tanti prismi esagonali come questo. Cioè ci sarà un prisma esagonale sotto, un prisma esagonale sopra, un prisma esagonale attaccato a questa faccia qui, un prisma esagonale attaccato a questa faccia qui e così via in ogni direzione dello spazio. Quindi se noi abbiamo considerato questa particella, si troverà sotto tre particelle in posizione B e sopra si troverà altre tre particelle in posizione B. Quindi 6 più 3, 9 più 3, 12. Numero di coordinazione dell'esagonale compatto è sempre 12. Ci sono problemi? Va bene. Andiamo poi a considerare cosa succede praticamente quando questa disposizione esagonale del piano viene, diciamo così, vengono sfruttate tutte e tre le posizioni e si ha una sequenza di tipo ABC, ABC, ABC. Il tipo di poliedro in cui va il poliedro di coordinazione che descrive queste strutture qui, in cui si ha una disposizione esagonale nel piano, vengono sfruttate tutte e tre le posizioni A, B e C, è un cubo a facce centrate. Quindi questo sistema si dice cubico a facce centrate. Per dire praticamente, guardate un pochino, questo è un cubo, sono sistemate delle particelle a tutti i vertici del cubo e sono sistemate delle particelle anche al centro di tutte quante le facce del cubo.
questa qua azzurra sta al centro della faccia anteriore, questa qua azzurra sta al centro della faccia superiore, questa qua azzurra sta al centro della faccia laterale destra, questa qua rosa al centro della faccia laterale sinistra, questa qua rosa al centro della faccia inferiore, questa qua rosa al centro della faccia posteriore. Va bene? Adesso andiamo un pochettino a vedere com'è che viene questa sequenza di tipo ABC, ABC, ABC. Consideriamo questa particella che si trova nello spigolo che sta in alto a destra. Diciamo che questa particella che io sono andato a disegnare in bianco è in una posizione di tipo che io dico arbitrariamente essere A. Queste particelle qui, vedete, che sono praticamente al centro della faccia superiore, al centro della faccia anteriore, al centro della faccia laterale destra, io le ho disegnate in azzurro e sono tutte e tre delle posizioni che non sono equivalenti a questa. Cioè, se voi andate a guardare perpendicolarmente alla diagonale del cubo che passa per questa particella qui e che poi incide in quest'altra particella qui, cioè nella particella che è indietro in basso a sinistra, se voi guardate perpendicolarmente vedete che a questa posizione non corrisponde nessuna di queste tre, quindi queste saranno tre posizioni di tipo B. Se poi continuate a guardare lungo la stessa perpendicolare trovate altre tre particelle che sono queste qua, che sono disegnate in rosa al centro della faccia laterale sinistra, al centro della faccia inferiore, al centro della faccia posteriore, che non equivarranno né alla posizione A né alla posizione B e che quindi saranno nella posizione C. Se poi andate a vedere quest'ultima particella che io sono andato a disegnare in bianco, cioè lo spigolo opposto a questo, cioè in poche parole abbiamo quello là che crea la diagonale lungo la cui retta noi stiamo andando a guardare, questa sarà una posizione equivalente un'altra volta a quella di tipo A. Quindi abbiamo ABC, ABC, ABC. Direte voi, ma è questo bel esagono che vedo qua, vedete? Io qua non lo vedo, qua lo vedevo benissimo, qua non lo vedo. Ad dove sta questo esagono? L'esagono ci sta, ma è più complicato vederlo. Perché? Perché praticamente l'esagono è parallelo a questi piani qui che io sono andato a indicare col triangolo celeste e col triangolo rosa e passa per questo punto qui. Quindi è un disegno molto difficile da fare, non sono capace di farlo. Se qualcuno di voi ha voglia di andarselo a vedere, sul testo del professore Marchese, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, sta fatto benissimo questo disegno qui, insomma. Quindi là si vede proprio bene. Chiaro? Vogliamo calcolarci anche qui il numero di coordinazione? È una cosa a questo punto banale, perché noi ne abbiamo. Prendiamo questo atomo qui, facciamolo prima nel piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomi nello stesso piano. Poi 1, 2, 3 in posizioni di tipo B che stanno al di sopra. E al di sotto ce ne saranno 3 in posizioni di tipo C che stanno al di sotto. Quindi 6 più 3, 9, più 3, 12. Quindi il numero di coordinazione del sistema cubico a faccia centrale risulta essere 12. Va bene? E cristallizzano in questo sistema, abbiamo ad esempio il ferro gamma e il nichelio. Fra poco vi spiegherò anche stu gamma che cosa significa, insomma. Va bene? Adesso, per andare, diciamo così, a terminare i metalli, come vedete la cosa, quando la lezione per i metalli prendeva più tempo a fare i disegni che a spiegarla, non è particolarmente complicata. Per finire di descrivere tutti quanti i metalli, abbiamo che alcuni metalli fanno una stranezza. Qual è questa stranezza? Praticamente, per descrivere questi metalli, bisogna, diciamo, considerare una disposizione che possiamo andare a definire nel piano quadrata espansa. Cioè non guardate questa sfera di tipo B, guardate solamente quello là di tipo A. Quindi questa del piano è una sistemazione esagonale. Questa è una sistemazione che nel piano possiamo chiamare quadrata espansa.
Noi che cosa abbiamo? Abbiamo che le particelle sono sistemate in maniera tale da individuare con i loro vertici un quadrato. Vedete? È espansa perché? Perché le particelle non sono immediatamente a contatto tra di loro, sono un pochino staccate. Nello spazio lasciato vuoto da queste quattro particelle ci si va a sistemare un'altra particella che io ho indicato come posizione di tipo B. Poi quando passiamo al terzo piano le particelle si vanno un'altra volta a sistemare secondo i, diciamo così, le posizioni di tipo A. Cosa avviene nello spazio? Ve lo disegno, mi sono dimenticato di andarlo a disegnare prima, lo faccio subito. Dunque, guardate un pochettino, ragazzi. Queste quattro sfere qui sono queste quattro qui. A, 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 A. Questa sfera qui è quella là che sta in posizione di tipo B. E queste quattro qui sono ancora in posizione A. Ovviamente, dovete, quando io vado a fare i disegni nello spazio, non posso disegnare le sfere proprio a contatto tra di loro, perché non si capisce niente. Dovete tenere presente che la sfera di tipo B sta poggiata in mezzo alle quattro sfere di tipo A, le quali però non sono direttamente a contatto tra di loro. Vogliamo andare a calcolarci il numero di coordinazione di questa struttura qui, che si chiamerà cubica a corpo centrato. Cioè cubica a corpo centrato significa che ci sta una particella in ogni vertice del cubo e una particella al centro del cubo. Il numero di coordinazione qual è? Andiamolo a calcolare sia dal disegnino nello spazio sia dal disegnino nel piano. Cominciamo dal piano. Scegliamo la particella di tipo B, è più semplice. Sarà a contatto con 1, 2, 3, 4 particelle al piano inferiore. E ovviamente al piano superiore ce ne saranno altre 4, quindi 4 più 4 uguale 8. Si vede ancora meglio nel disegno spaziale. Questa particella B è a contatto con le 4 particelle che sono al piano inferiore e con le 4 particelle che sono al piano superiore. Quindi il numero di ossidazione, scusate, il numero di coordinazione che è 8. Va bene? Ovviamente vorrei farvi notare un fatto, ecco, che cristallizzano nel cubico a corpo centrato, ad esempio ci sta il ferro alfa, dopo vi spiegherò che cosa significa questa alfa in contrapposizione a questo gamma che sta riportato qui. Diciamo che a rigore, qual è più stabile, diciamo così? A rigore sono tanto più stabili le strutture quanto maggiore è il loro numero di coordinazione. Perché in poche parole noi come abbiamo definito il numero di coordinazione? Abbiamo definito il numero di coordinazione come il numero di particelle immediatamente vicine ad una particella con le quali la stessa particella può contemporaneamente interagire. Quindi interagire con 12 è meglio che interagire con 8. Crea più legami si creano, più si abbassa l'energia del sistema. Quindi da un punto di vista dell'energia del sistema, una struttura è tanto più stabile quanto maggiore è il suo numero di coordinazione. Diciamo che una volta praticamente che abbiamo visto queste strutture qui, abbiamo descritto tutti quanti i metalli che esistono. C'è solamente un metallo che fa eccezione a quelli lì che vi ho alle strutture che vi ho detto. Questo qui è il polonio. Se vogliamo farlo il polonio ci mettiamo un altro minuto, però penso che del polonio ne possiamo anche fare a meno, anche perché il polonio è uno di quegli elementi
più teorici che pratici. Diciamo, ce n'è talmente poco sulla crosta terrestre ed ha talmente poche, diciamo così, applicazioni pratiche che ne possiamo anche fare a meno. Diciamo che il polonio saltò agli onori della cronaca perché anni fa una spia russa fu uccisa dai suoi, diciamo, dai suoi nemici, fu avvelenato con del polonio radioattivo e quindi praticamente dopo una ventina di giorni da questo avvelenamento da polonio morì praticamente fra atroci sofferenze questa spia russa avvelenata col polonio. Però ecco, oltre, diciamo così, a utilizzarlo come veleno, il polonio radioattivo, sinceramente non so di altri utilizzi di questo polonio. Quindi sto polonio lo dico pure trascurato, pure se qualcuno lo vuole glielo spiego subito, tanto è una stupidaggine il polonio. Va bene? Ci sono problemi? Vi volete chiedere qualcosa? Benissimo, allora facciamo un minuto di pausa, io vi faccio qualche altro disegnino per fare i solidi ionici e poi passiamo ai solidi ionici.